Radionica e radiobiologia, metodo di K-radioscopia in microonde herziane e sue applicazioni pratiche al servizio dell'uomo e della scienza. Giambattista Callegari, edizioni Spazio 1, 1980. La K-teoria 1945, validata e confermata nell'esperienza, riguarda il principio radionico. Il principio radionico si inquadra tra le teorie più avanzate della fisica e appare in qualche modo, scrive Callegari, il giusto seguito delle idee di Maxwell e di Planck. Costituisce un avanzamento su nuove direzioni delle magnifiche realizzazioni di Hertz e Marconi ed apre alla scienza un capitolo inatteso, la K-fenomenologia ed i suoi effetti strumentalizzati nel metodo di K-indagine. La radionica e il discorso radionico si inseriscono tra i capitoli di elettrologia e radiotecnica e fisica moderna. Il Callegari ha coniato e utilizzato alcuni termini specifici, di cui riportiamo il significato. Radionica, scienza che si occupa dello studio teorico ed applicato delle fenomenologie afferenti e conseguenti al regime della subeccitazione elettronica naturale a livello della materia tutta. La sigla K è il prefisso che troviamo di fronte a alcuni termini. Esso si riferisce al regime della subeccitazione elettronica naturale, fenomeno permanente, e non a quello ordinario ed occasionale della eccitazione o, più esattamente, scrive il Callegari, della sovreccitazione. Quindi, quando utilizziamo la sigla K, parleremo di K-fenomenologia, campo K, canale K, effetto K, K-circuito, K-radiorisonatore, K-metodo, eccetera. Il prefisso K ha un profondo significato che bisogna che noi ricordiamo e riteniamo fin d'ora, ci sollecita il Callegari. L'effetto della subeccitazione è una oscillazione elettronica endorbitale, nell'atomo di idrogeno è interessato il livello quantico K appunto, governata dal famoso radicale LC di Thomson, Lord Kelvin. Campo K. In un K radiorisonatore LCR-SHF è attivo un campo elettromagnetico naturale, cioè non generato dagli ordinari oscillatori radiotecnici, scrive Callegari, variabile sinusoidalmente alla radiofrequenza super elevata SHF appunto dell'ordine di 30.000 da 30.000 a 333.000 MHz corrispondenti a lunghezze d'onda inferiori a un centimetro, non realizzabili né governabili e quindi non utilizzate con mezzi radiotecnici ordinari. Il campo K genera effetti particolari, caratteristici, strumentalizzati dalla radionica. Scrive ancora il Callegari, canale K è il volume di spazio-aria nel quale si manifestano gli effetti di un campo K. Effetto K o radionico è, continua il Callegari, un fenomeno di polarizzazione caratteristica in funzione della radiofrequenza delle molecole dello spazio-aria normale, dovuta alla interazione per risonanza magnetica tra il campo K e le particelle del mezzo aria formante il canale K.
fenomenologia. È la fenomenologia afferente al regime della subeccitazione elettronica naturale. K-circuito o K-radiorisonatore LCRS-HF è un circuito oscillante in montaggio particolare, sensibile alla subeccitazione elettronica naturale governata, funzionante e funzionale, non soggetto a fading, generatore di campo K differenziati. FK, LK, scala K sono delle grandezze, frequenza e lunghezza d'onda, comprese in un'ottava intera di valori differenziati, scala K Callegari, caratteristiche di un K circuito, di un K segnale. Il K oscillometro è l'elemento equipaggio mobile a reazioni paragiroscopiche del K radiomicrometro, rivelatore, misuratore di cambi K. La radiobiologia è la scienza che studia gli esseri viventi e in particolare l'organismo umano attraverso le loro stesse espressioni di campo elettromagnetico.